Dunque, in apertura, la notizia, come dicevamo, i bambini che piangono di notte, ne soffre, dicono le statistiche, le stime, uno su quattro. Quante notti abbiamo fatto noi padri, ma anche soprattutto le madri? Per molto tempo è valso il metodo del let it cry, il lasciar piangere, perché i bambini smetterebbero da soli, si addormenterebbero. Una teoria praticata per molto tempo, eppure oggi corre invece molto il consiglio opposto, cioè quando i piccoli si svegliano nel mezzo della notte è meglio rassicurarli, prenderli in braccio e confortarli. L'ultimo suggerimento arriva dagli scienziati della Pennsylvania University, pubblicato anche su Sleep Medicine, secondo cui confortare il proprio bambino quando piange lo aiuterebbe a ridurre la cattiva abitudine di svegliarsi di notte, soprattutto quando diventerà più grande. Ci vuole tempo perché i bambini imparino a dormire tutta la notte per un arco di tempo di circa 9 mesi. Ed il team di ricercatori ha monitorato 167 famiglie con neonati e dalle osservazioni il team ha scoperto che i bambini i cui genitori hanno risposto prontamente ai loro risvegli notturni, magari rassicurandoli, prendendoli in braccio, prima di compiere i 3 mesi di età, hanno registrato una perdita più veloce della loro abitudine a svegliarsi di notte.